che conoscete per il 90%, quindi ciò che si può cantare insieme si canta. E cominciamo proprio la seconda parte con questo brano, perché è un inno alla condivisione anche quando si ha molto poco. Per cui continua la serata dedicata a Falcone, Borsellino e le loro scorte, e insieme si canta Il pescatore di Fabrizio De André. Nelle belle parole che abbiamo già dette, ne aggiungiamo una che non abbiamo ancora nominato e ci accompagnerà per tutto il rimanente, la rimanente parte del concerto, ed è gioia, allegria, felicità, serenità. E un sunto di tutto questo è nella canzone napoletana, eppure questa la conoscete perché è O Marina Riello. Oh,
Ancora Napoli, brano passionale tratto dagli spartiti delle primissime feste di Piedigrotta, siamo nel 1906. Suono d'amore. Piedigrotta, e questa è dedicata proprio ad una scoperta che era di quei momenti, di quei giorni. Cinematografia, cinematografa. Thank you.
E adesso, grazie a Raffaele Viviani, vi portiamo nel cuore di Napoli, a respirare quei profumi, a sentire quei suoni. Ma dove vi portiamo? E c'è quello che vende le cose di frutta, quello che vende le cose di ferramenta, c'è chi non vende niente e cerca qualche cosa per campare. Ma dove siamo? Siamo nel centro di un mercato napoletano, a Rumba de Scugnizzi. Perché fa parte della colonna sonora di Sister Act, ma io, che ho una certa età, me la ricordo cantata, pensate un po', da Betty Curtis, Chariot. Let's go.
Il prossimo invece fa parte di colonna sonora di Nostre tante estati, perché è una canzone che durante l'estate specialmente riprende vigore e la cantiamo da tanto tempo. Il testo lo sapete appena, è di Maurizio Costanzo, ma che cos'è? Se telefonando. Non è semplice, perché effettivamente abbiamo una parte del repertorio medievale, quindi a secco, che eseguiamo con i costumi medievali, che sono gli stessi che sfileranno il 28 al corteo della bolla della perdonanza celestiniana, ma facciamo anche brani sacri, polifonia sacra, a secco e non, e poi apriamo la musica leggera. Questa sera non li portiamo, ma il repertorio abbiamo anche Ligabue, Vasco, insomma si tocca anche stasera, e stasera non l'abbiamo portato, però il repertorio c'è. E poi ci sono i brani originali. La cosa bella è che i brani originali cominciano ad andare, i messaggi, comincia il concentus ad essere collegato ad un repertorio particolare, per cui è un po' complicato dire che musica fate, perché si fa di tutto un po', perché la musica è bella tutta quanta. Non portiamo Ligabue, non portiamo Vasco, ma il rock lo tocchiamo un po' questa sera con Gianna Nannini, ogni tanto. Ogni tanto mi
ma io ve li voglio presentare ad uno i componenti del nostro gruppo strumentale. Al pianoforte Alessandro Ciuffetelli. Al flauto traverso Marta Vitaliani. Alla batteria Remo Spezza. E chi è dell'Aquila sa adesso che cosa deve fare. Al contrabbasso Tonino. Allora, noi veramente ripetiamo i ringraziamenti perché una serata così non è che fa curriculum, fa proprio amore. Grazie Pescara, veramente grazie di questa sera e di tutto quanto il resto. Il Concertus Serafino Aquilano mette d'oro, a caratteri d'oro, la serata passata qua. Grazie Maria Gabriella, ripeto, per il coraggio di tutto, poi siamo arrivati ad una edizione alta come numero, per cui brava per tutto quanto il percorso, veramente. Ci vediamo all'Aquila se volete per la perdonanza. Noi chiudiamo con il nostro concerto con il prossimo brano. Vi saluta naturalmente il nostro direttore Maglio Fabrizi, autore delle parti originali di tutti gli arrangiamenti, e chiudiamo con la voce di Mirko solista con Superstar. Grazie, ancora grazie a tutti quanti, ciao.
Questore, ho sentito come gli angeli a un certo punto, gli angeli, ma gli angeli che hanno perso la vita per il lavoro, e quindi penso che chi crede che ci sia un'entità dopo questa vita terrena provvisoria che può avere senso o non può avere senso, come dice Vasco Rossi, ci può stare un mondo migliore e rincontrare magari tutti gli agenti della scorta. E penso che le vere macchine blu importanti in Italia siano le macchine della Polizia di Stato a questo punto. Chiamo l'assessore alla cultura del Comune di Pescara, Giovanna Porcaro, che consegnerà a nome del Comune e dei Pescara, l'Associazione Musicarte, Amnesty International e il Quirinale, la Presidenza della Repubblica, per dare questa onorificenza al coro. Chiamo il sindaco Luigi Arbore Mascia, che cognome, mamma mia, Arbore Mascia, c'è qualcuno che dice Luigi Arbore, penso che sia parente di Renzo Arbore, così mi mettete a cantare. Se continua così non facciamo la 18ª edizione di musicale. Se non impare il cognome del sindaco, che ha appena detto essere un suo amico da molti anni, si chiama Luigi, quindi non si è preoccupata del cognome. E, avete visto, volevo rimanere questa sera in disparte, anche perché c'è un parterre de roi e sono stati premiati personaggi illustri della città, e quindi i sindaci devono essere meno presenzialisti di quanto siano stati in passato. Poi non è un bel momento per la politica, non andiamo di moda e magari becchiamo qualche fischio e sta nella logica delle cose, però come dire di no a Gabriella nonostante la camicia aperta. E una considerazione, Gabriella, complimenti a te, perché sei un personaggio vulcanico, sei ormai da tanti anni nel tessuto culturale della nostra città e direi anche nel tessuto regionale della nostra città. Io voglio farti complimenti intanto per questa 17ª edizione, e ce ne saranno tante altre. Voglio farti complimenti per l'idea da direttrice artistica di avere con noi questi grandi, bravi, ottimi amici del Concertus a Milano. E voglio dire una cosa, voglio dirla al direttore, la voglio dire a tutte le voci e in particolare a chi questa sera ha accompagnato in maniera magistrale questa serata con la presentazione dei vari pezzi. E non ci sono debiti, Daniela, è vero, non ci sono debiti, non ci sono crediti, però c'è un saldo perfettamente in pareggio di amore, di coesione, di tutto l'Abruzzo, e un'unione tra L'Aquila e Pescara che forse non c'era mai stata. Occorreva un'occasione tragica, ne avremmo fatto anche a meno, certamente, però questa occasione ha dimostrato che l'Abruzzo è unito, che l'Abruzzo è forte, che l'Abruzzo ha le gambe solide e soprattutto batte un cuore grandissimo. Gabriella, credo che insieme all'assessore Porcaro stiate per consegnare questo riconoscimento al gruppo. Un'ultima annotazione, anche questa edizione di Musicarte nei parchi, questa volta, è stata resa possibile dalla inventiva, dalla tenacia, dalla determinazione di Gabriella. Voglio ricordare anche Renato, tutti coloro che sono vicini a Gabriella, voglio ricordare anche la tua mamma Gabriella, e vorrei un applauso per la signora Castiglione, perché è sempre in prima fila, come è giusto che sia, a sostenere la figlia. Tutto questo è possibile anche grazie, vedete, la politica ogni tanto ha qualche ruolo, anche al Comune di Pescara, che sostiene la cultura tra molti sacrifici. Siamo in periodo di spending review, abbiamo dovuto tagliare le spese, però guardate, credetemi, se le istituzioni, se gli enti non sostengono con quello che possono fare la cultura ne soffrirebbe tantissimo, perché purtroppo oggi di cosiddetti sponsor privati, di coloro i quali abbiano sensibilità, ce ne sono sempre meno, e quei pochi che ci sono hanno sempre meno possibilità. E oltretutto tutto questo in un luogo magnifico, questo luogo prestigioso
che devo dire una cosa, da qualche anno è tornato ad essere, anzi è diventato, oltre che nella sua magnificenza dal punto di vista architettonico, è diventato il cuore pulsante della cultura pescarese e io direi anche abruzzese. Tutto questo è l'album, bene fatto a ringraziare anche la direttrice artistica Annarita Della Penna. Grazie Gabriella, con l'augurio che il prossimo anno tu conosca il mio cognome in una maniera più perfetta. Grazie. Grazie mille. Poi c'è la storia del mezzo soprano, quindi ci sono cose peggiori, Luigi. Potevi chiamare un soprano. Vabbè. L'assessore Giovanna Porcaro consegna al maestro. Sì. Caro maestro, innanzitutto complimenti, grazie per averci allietato questa sera, grazie per essere stato qui con noi. Questa targa d'onore viene intitolata appunto al vostro gruppo, a lei in particolare, e viene consegnata dall'assessore alla cultura insieme alla nostra amica Gabriella come ricordo di questa splendida serata. Io ci tengo anche a dire un'ulteriore cosa, visto che il sindaco l'ha accennato, noi abbiamo sperimentato qui quest'anno una cosa molto eccezionale, molto, molto particolare. Abbiamo fatto il Pescara Jazz Village in questo stesso posto, chi era presente lo sa, abbiamo fatto una settimana di un jazz meraviglioso, gratuito, aperto al pubblico, il villaggio è stato un grandissimo successo. Poi ho incontrato Gabriele e ho detto: Gabriele, vogliamo provare a vedere se funziona anche un Pescara Classic Lyric, poi adesso proveremo il termine giusto, Village. Io ritengo che funzionerà e funzionerà alla grande, quindi per l'anno prossimo, non so, si chiamerà sicuramente Musica Arte nel Parco, ma avrà anche questa connotazione, organizzandola per tempo, promuovendola per tempo e portando a Pescara anche questa nuova, diciamo così, ventata di possibilità di offerte culturali variegate sul territorio. Offerte culturali variegate perché a Pescara i pescaresi, i turisti, gli abruzzesi, gli italiani amano le cose belle di qualità e noi ci stiamo lavorando proprio per questo. Quindi, caro maestro, lei è una cosa bella e di qualità, ci teniamo a consegnarle questa targa ricordo a lei e al suo gruppo. Grazie per le emozioni e sempre maggiori successi per tutti. Buonasera. Allora, volevo dire un'ultima cosa, Giovanna, siccome c'è un omino che questa serata verrà distribuita, signor questore, procuratore, eccetera, eccetera, su YouTube. Conoscete tutti cos'è YouTube, quindi se non sono venute le emittenti private perché hanno preferito andare alla sagra del pasta e fagioli, non lo so, tutto il mondo può vedere questa serata e quindi finirla con la presenza di tutti, quindi vorrei tutti sul palco, Daniela Senepa, il procuratore, il giudice magistrato Nicola Trifoggi, il questore Passamonti, il sindaco Luigia Bonemascia e anche la dottoressa Maria Di Meco che fa parte dell'associazione, un ringraziamento anche a Renato Caldarale, Paolo Mariani di Amnesty International. Una foto, una ripresa importante per YouTube, che è pericolosissimo. YouTube, sì, ma il mio inglese è penoso, io so suonare il pianoforte. Io un ringraziamento, un applauso fortissimo, con il cuore e con la commozione ancora per la scorta, le scorte che non ci siano, che non succeda mai più. Quindi è una volontà nostra anche portare amore nel nostro cuore. Vi ringrazio tanto e ci vediamo martedì 28 agosto qui all'Aurum con un omaggio alla lirica richiesto appunto da voi. Grazie. Chiediamo un bis, sedetevi tutti. C'è un bis del coro. Chiedo scusa, li faccio un po' da vigile ogni tanto. Sì. Il coro sicuramente ci farà ascoltare una canzone finale. A martedì, grazie.